bentornati sul canale. Oggi voglio proporvi una ricettina che secondo me è davvero perfetta per essere realizzata in questo periodo di feste. Si sa che durante il periodo natalizio, comunque per il cenone di Capodanno, insomma in questo periodo ci si riunisce tutti per stare insieme ad amici, parenti e alle persone alle quali vogliamo molto bene. E si sa anche che il cibo unisce tutti, quindi è sempre bello potersi ritrovare intorno ad una tavola imbandita e ricca di tantissime pietanze, magari pietanze tipiche e tradizionali. E a tal proposito vi lascio qui sulle schede informative il link diretto per andare a vedere il video della mia scacciata siciliana, che appunto è una ricettina che sfruttiamo tantissimo durante questo periodo, che si trova sempre nelle tavole dei catanesi o comunque nelle tavole siciliane, appunto nel periodo di feste. Ma tornando alla ricetta di oggi, vi mostrerò come realizzare dei buonissimi bocconcini croccanti di salmone con semi di papavero, di sesamo e nocciole, il tutto servito su un letto di salsa a base di yogurt greco, aromatizzata con aglio, aneto e anche altre spezie, che comunque vi mostrerò nel dettaglio all'interno della videoricetta. E poi andremo ad accompagnare con una ciotolina di riso basmati, e sono davvero molto orgogliosa di questo piatto perché secondo me questa combinazione tra i vari ingredienti è davvero perfetta. Si crea un equilibrio incredibile fra il profumo e la delicatezza del riso basmati, e poi per esempio anche il salmone è molto delicato, però allo stesso tempo abbiamo i semini che danno una consistenza molto croccante e molto saporita. E poi abbiamo anche la salsa a base di yogurt greco, che invece dà quel tocco di acidità e quindi va a condire e a completare davvero tutti i gusti. Sarà davvero un'esplosione di sapori all'interno del vostro palato, quindi vi straconsiglio di provare questa ricettina, che peraltro è molto bella da vedere, è molto buona da mangiare, ma non è per niente complicata da preparare. Quindi ragazzi, la ricetta è perfetta praticamente. Sono davvero contentissima di potervela proporre. Ma adesso smetto di perdermi in chiacchiere e vi lascio subito al video tutorial per realizzare i nostri bocconcini croccanti buonissimi.
Ecco fatto ragazze, i nostri bocconcini croccanti di salmone sono pronti per essere serviti e gustati. Io come sempre vi chiedo di lasciarmi un like così da farmi capire se il video è stato di vostro gradimento. Io spero tanto di sì perché vi ripeto vado molto orgogliosa di questa ricettina. Naturalmente se doveste provarla vi chiedo di lasciarmi un commentino così da poter sapere i vostri pareri e sapere appunto cosa ne pensate. Non mi resta altro che mandarvi un grossissimo bacio e questa volta vi auguro anche buone feste, buon Natale e buon anno nuovo. Al prossimo video, ciao!